oggetto di promozione turistica e di marketing territoriale. È il senso del portale My Trip to Vesuvius Coast, presentato questa mattina nella sala consiliare di Palazzo Baronale a Torre del Greco. Uno strumento voluto dal Comune in sinergia con il Consorzio Costa del Vesuvio per rilanciare i territori in chiave sinergica e attrarre flussi turistici. È importantissimo e fondamentale questo portale perché dà la possibilità ai turisti che scelgono di venire nel Golfo di Napoli, di indirizzarsi sulla città di Torre del Greco, di avere la conoscenza di tutto quello che c'è a Torre per quanto riguarda i siti archeologici, per quanto riguarda le nostre chiese, per quanto riguarda la nostra ristorazione e quindi di avere un'idea chiara della nostra città. Mette insieme tanti comuni, da Castellammare a Torre Annunziata, i comuni della penisola sorrentina, e che ha avuto un collante che è stato Costa del Vesuvio, il presidente Pica, che ringrazio. È uno strumento, diciamo, di informazione turistica importante. Vi do un dato particolarmente significativo: basta pensare che il 60% dei turisti che arrivano in regione Campania comunque attraversano il nostro territorio. Un rilancio del turismo nelle nostre aree passa necessariamente attraverso il recupero della risorsa mare, quindi straordinariamente importante l'azione di rilancio messa in campo da Gori e da Regione Campania. Quindi attraverso questo portale Torre del Greco è in rete con gli altri comuni della Costa del Vesuvio? Torre del Greco è in rete, e se mi consentite addirittura, diciamo, l'aspetto fondamentale è la città di Torre del Greco, perché è quella che in questo progetto ci ha creduto fin dall'inizio, dando anche, diciamo, un contributo economico per la realizzazione di questo portale. MyTrip2 è nata sin con l'intento di promuovere i nostri territori e lo fa attraverso portali di local destination. Sulla costa vesuviana questo tipo di biglietto da visita, contenitore mediatico online che unisse le varie realtà territoriali diverse ma compatibili, non esisteva. Quali sono i contenuti di questo portale? Il portale serve innanzitutto a due funzioni, quello di informare e promuovere. Il turista, quando pianifica una vacanza, che possiamo essere noi italiani che andiamo all'estero oppure americani, inglesi, che è il mercato principale per il nostro paese, l'incoming dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, devono pianificare la loro vacanza scegliendo la struttura ricettiva, scegliendo dove andare a mangiare, capire che esperienze fare. Senza un portale di local destination questa ricerca è frammentata ma soprattutto lunga e dispendiosa in tempo ed economia. Quando il potenziale cliente atterra sul portale di local destination può prenotare direttamente la struttura di ricettiva, l'esperienza e il ristorante senza costi di commissione. Mi auguro di vedere molti turisti a Torre del Greco, di fare molte passeggiate sul Colle Sant'Alfonso e delle bellezze che ci sono su questo territorio, che sono eccellenti. Il portale di local destination della Costa del Vesuvio serve a vendere unitariamente il nostro straordinario territorio, che è un territorio che ha tutte queste meraviglie da esportare e che non sempre riesce a dare la sensazione giusta, per cui noi continuiamo a combattere contro altri distretti turistici meno significativi dei nostri. Come farlo conoscere per attrarre poi i flussi turistici? C'è una strategia di comunicazione molto precisa che coinvolgerà contemporaneamente gli enti locali. Facciamo questa presentazione stamattina partendo da Torre del Greco, che è in qualche modo il baricentro del polo turistico della Costa del Vesuvio, ma andremo poi a presentarlo anche nelle altre città. Faremo delle presentazioni con gli imprenditori per far entrare dentro questo lavoro tutti gli imprenditori che possono dare un contributo di qualità a questo lavoro. Questo è il tempo sicuramente di sognare, nonostante il momento storico drammatico che io definisco medioevo tra guerra e pestilenza, sicuramente questo è il tempo di rinascimento. Rinascimento perché c'è il PNRR, ci sono finanziamenti all'insegna appunto della digitalizzazione, e che sicuramente questo è il tema di oggi assieme al turismo, e della sostenibilità. Sostenibilità che è ambientale, che è sociale e che quindi anche economica. Ovviamente gli imprenditori sono pronti a questa rivoluzione culturale all'insegna quindi e della sostenibilità e di un partenariato pubblico-privato, perché è di questo che si sta, è questo che si immagina, è questo che noi imprenditori proponiamo, diciamo, da tempo, quindi una sinergia, un patto di governo, un patto sociale in cui tutti insieme possono immaginare una visione appunto sostenibile della città, per fare in modo che possa ritornare
a ricoprire quel ruolo di città meravigliosa come di fatti è Torre del Greco. Sono dunque queste le strategie che gli enti devono mettere in campo in maniera sinergica per un rilancio di questo territorio? E quello che mi sentirei di proporre è di creare un tavolo permanente tra tutte le forze, tra tutte le risorse, tra tutte le energie della città. Quindi non solo istituzioni che devono porsi in maniera coesa nei confronti della città e nei confronti di un piano industriale, di un piano di sviluppo. In che modo però? Come costruire questo piano industriale? Confrontandosi con tutte le attività produttive, con tutti gli artigiani, con i professionisti e tutte le competenze messe insieme per poter raggiungere e cogliere appieno la grande opportunità del momento storico. Siamo qui a riprendere il ruolo che questa città ha sempre avuto. Torre del Greco, luogo per antonomasia di villeggiatura, quindi un posto dove si sta bene e non è più quel posto limitrofo ai santuari della cultura mondiale quali Ercolano, Oplonti e Pompei, ma bensì un territorio che ha una sua vocazione. Ci sono tutte le condizioni per poter ricostruire Torre del Greco come città turistica per eccellenza. Ci sono sicuramente le condizioni, ma al momento purtroppo i turisti qui sono solo di passaggio. È vero, l'altra volta mi è capitato di incontrarli. Perciò poc'anzi parlavo di ricostruire la vocazione turistica, non la vocazione, ma l'assetto turistico di questa città. Maggiori servizi, più infrastrutture, consentitemi di dire meno vincoli che insistono sul territorio, e da lì passa un messaggio di rinascita di una città che ha sempre avuto in pancia la vocazione turistica.